Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come collegare la videocamera e la videotrasmittente al Flight Controller Mamba F4 Mini 20x20. Per quanto riguarda la videocamera FPV, individuiamo i fili alimentazione, terra e segnale. Quindi colleghiamo il positivo nel pad 5V, la terra nel pad GND e il cavo segnale nel pad video in. Il risultato finale sarà questo. Per quanto riguarda la VTX, dobbiamo stabilire che tensione necessita per funzionare. Alcuni modelli, soprattutto quelli che si collegano sul retro della camera, necessitano di una tensione di 5V. Altre come questa invece hanno bisogno della tensione diretta della batteria, perché il back a 5V non è sufficiente per alimentarle. Quindi colleghiamo il cavo segnale nel pad video out. Poi, se la VTX necessita di una tensione di 5V, usiamo questo GND e questo 5V. Se la VTX ha bisogno della tensione diretta della batteria, utilizziamo questi due pad grandi. Saldiamo il positivo nel VCC e il negativo nel GND. Se la nostra VTX dispone dello Smart Audio, colleghiamo il cavo telemetria in questo TX3. Io userò questa VTX che necessita della tensione diretta della LiPo. Quindi saldiamo. Ora che abbiamo fatto tutti i collegamenti, avviamo Betaflight e clicchiamo su Connetti. Se abbiamo collegato lo Smart Audio della VTX, andiamo in Port. Nella UART 3 attiviamo la telemetria della videotrasmittente a seconda del modello. La mia funziona con TBS Smart Audio. Quindi salviamo. In configurazione assicuriamoci di aver attivato OSD. Nel tab OSD scegliamo i valori da visualizzare sugli occhiali. Per me è sufficiente avere RSSI e tensione della batteria agli angoli dello schermo. Voi aggiungete tutte le informazioni che ritenete necessarie. Dopo aver configurato l'OSD abbiamo finito, possiamo salvare e uscire. Per concludere vi ricordo che potete accedere alla configurazione di Betaflight direttamente dall'OSD. Per attivarlo basta mandare throttle al centro, yaw a sinistra e pitch in alto. Una volta all'interno del menu possiamo fare tutte le configurazioni che facciamo solitamente davanti al PC. Per configurare la VTX andiamo in Features e scegliamo VTX SA per telemetria Smart Audio e VTX TR per telemetria Tramp. Per salvare le impostazioni della VTX andiamo su Set e confermiamo con Yes. Quando abbiamo finito andiamo su Exit. Questo era il mio tutorial per collegare la videocamera e la VTX al Mamba F4 Mini 20x20. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.